questi personaggi, anzi questi sciacalli politici. Io li definisco sciacalli perché hanno devastato una città, la città è sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno che vi diciamo noi ci stiamo mettendo la nostra forza e il nostro impegno. Guardate, andate al cimitero, guardate il verde, guardate le strade, guardate la sicurezza di questa città, siamo sotto, gli indici sono bassi su tutta la provincia. Non c'è bisogno, noi qui a cosa ha detto bene Michele Gravina, un gruppo di gente per bene, meno esperti di politica, chi più ha un po' più di esperienza, ci siamo messi insieme, molti hanno rinunciato alle poltrone perché non abbiamo bisogno di poltrone, perché la nostra educazione politica, anche se qualcuno non ci ha portato per mano, siamo stati in grado, capaci di andare avanti da soli con la testa alta e sempre guardando al bene comune. Un altro scempio, e qui si sono sotto gli occhi di tutti, la Tares, i sottoscrittori, i consiglieri comunali, in questi anni, io, Francesco Miglio, Gigi Spina, Maurizio Spina e Ciro Capelli, il 27 novembre, quando portarono quella scellerata delibera, per questo li definisco degli sciacalli politici, quando portarono quella delibera di Tares in consiglio comunale, noi l'abbiamo detto a voce alta che quella era una delibera scellerata, una delibera che non andava a vedere... e non andavano a fare dei tagli lineari, hanno applicato, anzi non hanno applicato la legge e hanno fatto sì che molta gente, gente che non ha lavoro, gente che non ha, vuol dire, non ha occupazione, pagasse una tassa così alta. Da questo punto di vista non ci sarà mai che un cardiologo fa l'assessore al bilancio, non ci sarà mai che qualcuno... solo per accordi di potere si trovi a dirigere un assessorato non avendo nessuna cognizione in quella materia. Come creare 3.000 posti di lavoro in una città come San Severo? Come di gruppo dirigente di questo cazzo di territorio, scusate l'eufemismo, vita ad una fondazione che chiameremo Fondazione del Bene Comune, una fondazione che... si alimenterà con una quota che il sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza daranno sulla propria indennità, una quota consistente che servirà a fare opere per i bisognosi, per i disagiati, per le emergenze.